Svolgiamo un esercizio per vedere quali sono le posizioni delle barrette che individuano i vari tasti della chitarra. Intanto si vede che le barrette non sono tutte quante equidistanziate, altrimenti viene fuori quella scala musicale ciofeca, che è una schifezza, quella con cui io ho suonato San Martino Campanaro. Invece le distanze vanno stringendosi, come si vede anche in quest'altra immagine. L'esercizio è questo: i tasti della chitarra, una corda di chitarra è lunga 64,8 cm e suona in La 440 Hz. Individua nel disegno la posizione del tasto che permette di suonare il Mi, cioè il tasto nel senso la barretta, e calcola la sua posizione esatta. Verifica il risultato misurando la posizione della barretta sulla chitarra vera. Scrive la formula matematica generale che dà la posizione di tutte le barrette, i tasti, le barrette sul manico della chitarra. Quindi una regola generale a partire dalla prima barretta per trovare tutte le altre, una regola matematica. Questa è la chitarra e la corda che è lunga L0, 64,8 cm da questo punto fino a quest'altro. Invece di partire con il caso particolare del Mi, risolviamo subito il caso generale. Ogni barretta è un semitono. Quindi se partiamo dall'A4, poi abbiamo la diesis, si, do e così via. Come si vede in quest'altro disegno, la diesis, si, do, do diesis, il mi che ci servirà dopo è 7 semitoni sopra al la. Infatti qui è riportato il numero dei semitoni, 0, 1, 2, 3 fino a 7. Dopo 12 semitoni abbiamo fatto un'ottava, quindi arriviamo al la successivo, 880 Hz, che tra l'altro si trova proprio dove inizia la cassa armonica, quindi si riconosce anche da lì. Dobbiamo trovare una regola matematica generale per calcolare la posizione delle varie barrette che ho chiamato Xn a partire dalla prima barretta che è quella dell'A. Però non dobbiamo ragionare subito con Xn ma con la lunghezza della corda Ln. Infatti il pezzo di corda che noi suoniamo quando blocchiamo la corda, per esempio in un tasto qualsiasi, per esempio questa barretta, la corda che noi suoniamo non è questa, ma è da questo punto bloccato fino in fondo. Questa lunghezza la chiamo Ln, è la lunghezza della corda bloccata alla barretta ennesima. Più la corda è corta, quindi blocco la corda in basso, e più la frequenza è alta. Questo perché la velocità delle onde progressive e regressive che scorrono avanti e dietro lungo la corda è data da questa formula, ma non dipende da qual è la frequenza che sto suonando. Quindi qualsiasi nota suono, la, si, do, re, qualsiasi nota, la velocità delle onde è sempre la stessa. Infatti la velocità delle onde dipende dalla rigidità della corda, cioè da quanto è tesa, e dalla sua densità lineare di massa. E queste due quantità non cambiano se io blocco la corda nei vari punti per suonare le diverse note. Quindi la velocità rimane la stessa qualsiasi sia la nota che io suono con quella corda e se la frequenza aumenta, la lunghezza d'onda deve diminuire. La frequenza aumenta perché noi sappiamo che secondo la scala musicale moderna la frequenza ennesima della nota che si trova n semitoni sopra alla nota di partenza, cioè il La 4, si calcola con la frequenza della 4 per il famoso fattore K alla n. Quindi se questo fattore, la frequenza cresce di un fattore K alla n, la lunghezza d'onda, per mantenere costante il prodotto, deve dividersi per K alla n. E questo vuol dire che lunghezza d'onda e frequenza sono inversamente proporzionali. Quindi la lunghezza d'onda della nota ennesima, per esempio il Mi, sarà uguale alla lunghezza d'onda del La e diviso K alla n. Ma le lunghezze d'onda, sia del La, lambda 0, che quella della nota ennesima, per esempio il Mi, sappiamo che sono il doppio della lunghezza della corda, questo pensando all'armonica fondamentale del La e l'armonica fondamentale per esempio del Mi. E quindi se la lunghezza d'onda del Mi, diciamo, è quella del La diviso K alla n, lo stesso fa la lunghezza della corda, cioè la lunghezza della corda del Mi, che è questa, deve essere uguale a quella del La, cioè L0 che è tutta, diviso K alla n. Questa è la formula generale per ricavare la lunghezza delle varie note, cioè della corda, in modo che suoni la corda alle varie note, Re, Mi, Fa, Sol, La e così via.
Ma noi non volevamo la lunghezza, volevamo le posizioni, le distanze delle varie barrette a partire dalla prima barretta che è quella dell'A. Quindi a noi serve Xn. Xn lo troviamo per differenza tra L0, che è tutta la corda, meno Ln che abbiamo appena calcolato. Quindi Xn è L0 meno Ln, tutta la corda meno la corda che stiamo bloccando. E con semplici passaggi algebrici otteniamo questa formula generale che ci permette di calcolare le posizioni xn delle varie barrette, cioè che individuano i vari semitoni crescenti. Questa è la formula generale. Ora passiamo al caso particolare del Mi, di cui vogliamo calcolare la posizione, quindi x7, e troveremo 21,6 cm a partire dalla barretta dell'A. Se volessimo calcolare la frequenza del Mi, F7, dovremmo prendere quella dell'A per K alla settima, però non ci interessa questo calcolo, ci interessa invece sapere quanto è lunga la corda, quanto deve essere lunga per suonare il Mi 7. Deve essere L0, cioè 64,8 cm, diviso K alla settima, e quindi deve avere questa lunghezza, ma siccome in totale la corda era lunga 64,8 cm, togliendo questa lunghezza troviamo la distanza dalla prima barretta, 21,6 cm. Infine, se per curiosità vogliamo vedere in quale posizione X12 si trova la barretta che fa suonare la corda con il La dell'ottava superiore, quindi il La 5,880 Hz, troviamo L0 mezzi, cioè troviamo che la barretta sta esattamente a metà corda. Infatti, applichiamo la formula generale per trovare questa metà della corda che suona il La 5 e quindi dobbiamo prendere la lunghezza intera diviso K alla dodicesima, ma K è radice dodicesima di 2, quando lo levo alla dodicesima rimane 2, L0 mezzi, quindi vuol dire che la corda deve essere lunga la metà. Ma allora l'altra metà è la distanza tra la prima barretta e la barretta dell'ottava superiore. Quindi X12, questa è L0 mezzi, metà corda. In pratica la barretta dell'ottava superiore divide la corda in due parti uguali.